Si incontrano questa sera squali contro Olanda, le due compagini che militano nel girone B della Summer Edition della Centurion League. Stanno seguendo bene o male lo stesso percorso: pareggio alla prima giornata, vittoria alla seconda. Questa sera vediamo se una delle due riuscirà a prevalere sull'altra. Squadre che passano per i saluti di rito. È appena iniziata la sfida al Ciriaci di Roma con la terza giornata della Summer Edition. Calcio d'angolo dalla destra per gli squali. Il pallone battuto morbido sul secondo palo. Intervento incredibile del portiere a mano aperta. Rimessa laterale dalla destra adesso con l'Olanda che la spara verso il centro dell'area. La sponda e poi il tocco di coscia che prende impreparato il portiere. Effettivamente da distanza molto ravvicinata era difficile, ma la conclusione è rimasta morbida. Fatto sta che arriva l'1-0 degli Orange. Rimessa laterale con le mani, col pallone che spiove verso il centro dell'area, lo stacco di testa, prima risposta del portiere, ma poi arriva il tap-in vincente, il raddoppio da parte della nazionale olandese con la rete di nuovo del numero 23. Prova a rispondere la squadra di maglia blu. Azione che si sviluppa sulla destra, il tiro, brutto intervento tra l'altro in ritardo dopo la conclusione. Occhio ancora all'Olanda. Passa sull'avversario, poi mette il pallone al centro dell'area, pasticcia la difesa ma riesce in qualche modo ad allontanare. Ed inizia adesso la seconda frazione di gioco con dunque gli squali che cercano di gestire il possesso ma soprattutto di recuperare un risultato che in questo momento li vede sotto per 2-0. Attenzione però al ribaltamento di fronte, clamoroso pasticcio difensivo, suicidio tecnico e tattico da parte del numero 14 della retroguardia degli squali che cerca di servire il proprio portiere di testa, la lascia lì in realtà per l'avversario. 3-0, pallone giocato in avanti. Il numero 10 che riceve sul secondo palo, il compagno preferisce mettersi in proprio, velenosissimo destro appena sopra la traversa. Ancora Olanda, il pallone giocato, poi si chiude il triangolo a distanza ma la palla che termina molto fuori. Attenzione ancora agli squali a caccia del primo gol della serata. Serpentina il numero 10, tutto solo, bravissimo il difensore, poi spreca da praticamente il limite della retta di rigore, non riesce a trovare il gol del 3-1. Ancora squali però che stanno aumentando i giri, ci sarà calcio d'angolo. Occhio all'Olanda in ripartenza, bellissimo il filtrante che taglia tutto il reparto difensivo. Pallone messo al centro dell'area di rigore e non manca il bersaglio. Da limite il giocatore olandese per la marcatura del 4-0 che arriva proprio nel miglior momento della squadra in maglia blu. Ancora Olanda, traversone deviato, allontanato a metà però, raccoglie di nuovo il numero 23 olandese che calcia però ampiamente sopra la traversa. Attenzione al sombrero. Mantiene il possesso sul mancino, la respinta, ancora buono il pallone, vivo per l'Olanda che non se lo fa ripetere due volte e trova la marcatura numero 5 di serata con l'attaccante che sposta il pallone sul mancino e sull'esterno dell'area di rigore trovando poi la chiusura giusta. Ancora un pallone perso, occhio perché ne può approfittare l'Olanda e non se lo fa ripetere due volte. Anche in questo frangente arriva il gol del 6-0, doppietta personale per lui con gli squali che sono capitolati. E ancora c'è spazio, qualche minuto per un'occasione ulteriore per l'Olanda che la va a sfruttare così, chiudendo sul primo palo la palla in raso terra che passa in mezzo alle gambe dell'estremo difensore avversario. Retropassaggio e contestuale triplice fischio, l'arbitro mette fine alla gara. 7-0, vittoria netta degli olandesi sugli squali.